Elisabetta Donadello, abito a Vicenza e vivo qui da sempre praticamente, quindi più di 40 anni. Quando abbiamo analizzato l'acqua del nostro pozzo, i risultati sono stati piuttosto allarmanti. La somma dei PFAS ritrovati è di circa 13.000 nanogrammi al litro. Grazie all'Università di Padova abbiamo scoperto che la contaminazione tramite gli alimenti purtroppo esiste, è una realtà. Tutte le nostre abitudini sono state stravolte, addirittura lo scorso anno noi abbiamo abbandonato l'orto. Io con la terra ho giocato sin da quando ero piccola, per me la terra è un valore, ha un grande significato, fa parte della mia vita e quando ho saputo che era contaminata è stato abbastanza traumatico. Io tutti i giorni sono, non dico tutti i giorni perché non si può vivere tutti i giorni con l'ansia, però di fatto, di fondo, ho sempre la preoccupazione che prima o dopo salti fuori che abbiamo qualche patologia, ovviamente sono ancora più preoccupata per i miei bambini, quando hanno una minima cosa che magari un'altra mamma pensa è cioè l'influenza, io comincio a avere pensieri che sia la tiroide. Io so che ci sono bambini che prendono la pastiglia per la tiroide già un anno e mezzo a causa della contaminazione da PFAS. Quando sai certe cose, la tua vita non è più uguale a prima e quindi tu vivi costantemente con l'ansia una spada di Damocle che è lì e non sai. Se sei fortunato, ti grazia, se no ti colpisce. Quello che io penso che sia importante è che le persone diventino sensibili a questo argomento e si rendano conto che non è una questione che riguarda solo la zona contaminata in Veneto. Se continuiamo a utilizzare queste sostanze, questa contaminazione non si fermerà. In un modo o nell'altro ci raggiungerà, entrerà nei nostri corpi.